Il ballo delle punte. Un tango argentino potremmo definirlo. Voci e trattative si infittiscono. Oggi Maran si ritrova a lavorare con troppi giocatori offensivi. Ben 12 tra attaccanti e trequartisti Da Berghesio a Maxi Lopez passando per Leto. Barientos, Freire, Castro e Boateng, ultimo arrivato, assieme a Petkovic. Da sciogliere al più presto il destino di Chieco, Ducarà, Donna Ruma e Catellani. Insomma, la dispensa è piena. E così le squadre bussano a Torre del Grifo. Nonostante l'auto-auto -auto di Pulvirenti. Sul gioiello Gonzalo Berghessio secondo Radio Mercato Milan e Lazio, sono alla finestra. Balla anche Lopez dopo la frenata ai mirati e le voci su Hernandez non trovano per ora fondamento degli ambienti palermitani. Cosentino intanto è stato ospite del Milan durante la gara col PSV. Si parla e si discute. E visti i colpi di mercato del vicepresidente e l'eventuale cassa su una cessione eccellente. Tutto potrebbe accadere da oggi al 2 settembre. È in attesa della Fiorentina che intanto domani affronterà il Grasso per, per l'accesso in Europa League, un fiorentino d'occo sembra con le valigie in mano. Dopo otto anni Marco Biaggianti pare sia ad un passo da lasciare il rosso-azzurro. Il rinnovo annuale più un altro anno era pronto, 800.000 mila euro in due stagioni, ma forse la società ha fatto altre scelte con l'arrivo magari di un giovane emergente in mediana. Ipotesi tante, ma con una sola certezza. Lunedì si comincia, punti pesanti, fin da subito il Franchi e Montella sono avvertiti. Per il Catania il primo vero impegno stagionale che sarà lunedì sera al Franchi contro la Fiorentina dell'ex Montella. Maran chiede ai suoi meno distrazione e tanta concretezza. Almiron potrebbe recuperare, ma è un verdetto che i medici del Catania metteranno alla vigilia delle convocazioni. Non ci sarà nemmeno Freire che sta seguendo un programma di lavoro particolareggiato. Boateng che indosserà la maglia numero 23 ha già preso confidenza con il gruppo, ha tanta voglia di scendere in campo il portiere Mariano Handucar. Io penso dovremmo Riuscire a tenere tanto la palla perché loro le piace giocare con avere tanto possesso, quindi è meglio la palla averla noi. Speriamo lavorare bene questa settimana, e consapevoli che possiamo fare qualcosa di importante anche in questa partita di lunedì, ma dovremo avere la pazienza giusta e la voglia di, di, di continuare a migliorarci su quello che, che ancora ci manca.